Bene, cari amici, ed eccoci qui con la rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è presa dal fattoquotidiano.it. Sì. Bene, gentili signore e signori, amici di Radio Science, o meglio del circuito Radio Science, con tutte le nostre, diciamo così, emittenti radiofoniche e anche televisive collegate a reti unificate. Una buona sera, sono le 21:13, come avete sentito pochi minuti fa dal breve spot. Siamo in compagnia di un personaggio noto a livello nazionale, però non vi dico chi è, rimanete lì un attimo in suspense, perché andiamo prima con un breve flash delle notizie drammatiche che purtroppo ci arrivano da Bruxelles. Dunque, gli attentati a Bruxelles, almeno 34 le vittime e oltre 200 i feriti, tra cui 3 italiani che non sono gravi. Altri esplosivi sono stati trovati dalle forze dell'ordine nell'aeroporto di Zaventem, lo riferiscono i media belgi citando fonti di polizia. E durante le perquisizioni la procura belga, praticamente, ecco, questo è successo durante le perquisizioni, la procura, della procura belga, e riferiscono ancora i media, hanno trovato un ordigno esplosivo con chiodi, prodotti chimici e una bandiera dell'ISIS. Questo comunque per quanto riguarda un flash, ma ora entriamo nella trasmissione di questa sera. Vi dicevo che abbiamo un personaggio noto a livello nazionale. Lui è Franco Sensation, che è anche il responsabile di una storica emittente radiofonica di Grosseto, RBC Grosseto, o meglio Radio Barbanella City. Intanto saluto subito Franco Sensation. Ciao Franco e benvenuto a Radio Science. Ciao Massimo e benvenuti a tutti gli ascoltatori, telespettatori. Per me è motivo di orgoglio essere qui tuo ospite. Mi hai presentato proprio benissimo, come mi dicono sempre tutti, il personaggio Franco Sensation. Grazie a tutti e benvenuti. Parleremo stasera di diversi argomenti. Mi sembra che c'è già un po' di carne al fuoco, no? Come si dice in Toscana. Esatto, ora tu mi parli in toscano, vedi, mi coinvolgi perché sai che sono di sangue toscano pure io. Eh sì, vabbè, la mia, diciamo così, la mia tendenza toscana mi accompagna da sempre. Mi piace anche ogni tanto sparare qualcosa in toscano, proprio anche per sorridere magari su delle cose che poi sono tristi e sono anche così dei problemi, anche per, diciamo, sdrammatizzare tante volte, ma tante volte anche proprio perché abbiamo bisogno di sorridere in questa Italia, in questo mondo veramente in declino, purtroppo. Sì, ecco, questo ci arriviamo. Prima però volevo un attimino parlare di te, del tuo personaggio. Prima però saluto la regia centrale, perché come tu sai abbiamo la regia centrale di Radio Sirius, la radio madre, con tutte le varie radio satellitari che fanno parte di questo circuito. Cioè, cosa Certo. succede? Che normalmente ogni emittente è indipendente con la sua programmazione, però quando ci sono queste dirette entriamo tutti a reti unificate e si forma, diciamo così, il network online. Quindi abbiamo da Radio Reno Web a Radio Isso di Modena, Radio Sismondi Libri, Radio Favaro Veneto, qui da dove c'è anche pianetaogtv.net, e quindi siamo tutti, diciamo, ecco, collegati, tutti in compagnia. Salutiamo anzi il nostro pubblico e un saluto a Rosario Moreno che è in regia. Ecco, Rosario, tutto bene lì a Treviso? Benissimo, caro Massimo, un caloroso saluto al tuo ospite, a Franco Sensation, se dico giusto, perché conoscevo il cognome. Giustissimo, giustissimo, un grande saluto al regista, grande Grazie saluto mille. e pronuncia perfetta, e un saluto a tutte le radio. Sapete, io amo la radio, io vengo dal mondo della radio. 38 anni di attività, attualmente RBC Grosseto, ma collaboro anche con Radio Bruno, insomma, famosa radio Toscana. regionale nazionale, e ho collaborato in passato con lo Zoo di 105. Insomma, io amo la radio è una cosa bellissima, è una cosa totalmente diversa da tutti gli altri mass media, e quindi le saluto con affetto tutte le radio che avete rinominato. Ecco, tu Benissimo. naturalmente
Scusami Massimo, era proprio meno, finalmente qualcuno che dice amo la radio, porca miseria, che è la cosa più bella che possa esistere, la Ma radio. certo, ma certo, ma non solo bisogna amarla la radio, ma bisogna coccolarla, bisogna ascoltarla. Cioè, ragazzi, la radio ha una storia incredibile, a partire da Marconi, ma poi io lo dico sempre a tutti, perché magari ora è un periodo che forse andiamo un po' meno di moda, no? Allora è bene ricordarle le cose. Parliamoci chiaro, la radio è stato il sottofondo della nostra vita ai tempi della guerra, ai tempi degli anni 50, anni 60, famiglie intere che si riunivano di fronte a questo mezzo favoloso. Cioè, è il nostro sottofondo in tutti i momenti della nostra vita, in macchina, a casa. Cioè, è uno splendido mezzo di comunicazione che ci rende liberi, che non ci impegna. Che non bisogna mettersi lì a guardarla, a giudicare, a vedere magari una persona che è tutta svestita come succede in televisione. No, noi siamo bravi perché sappiamo parlare, perché sappiamo attirare il nostro ascolto con noi stessi. Non abbiamo bisogno di altre cose. Quindi viva la radio non morirà mai, è un mezzo meraviglioso. Sì, noi Benissimo. Vai Massimo, concordiamo. scusami se mi sono intromesso un attimo. No, ma tu, anzi, puoi intervenire quando vuoi, conduciamo un Volevo po' assieme. salutare l'assistente alla regia, Ugo Batuffolo, che sta imparando. Ciao Ugo. Ciao Ugo, ciao Ugo, ciao Ugo, non ci fate caso se io ogni tanto sparo, inizio a parlare, non finisco più, fermatemi ogni tanto, Ecco, perché fermalo dicono che io Massimo, abbia, fermalo. io dicono che Buonasera a abbia, tutti. di me dicono che ho una parlantina da extraterrestre, paranormale, insomma, quando inizio non finisco più, sto tremendo, quindi ogni tanto datemi una calmatina. Ma io infatti sento la mattina, al sabato mattina, quando che chiami in diretta gli ascoltatori che vengono fuori di quelle situazioni che c'è da morire da ridere. Certo. Allora, ecco, ricordiamo pure quella trasmissione lì. Va avanti ancora? Com'è? Allora Dove Massimo, te prima mi hai presentato, no? Io ci tengo sempre a dire personaggio va bene così perché io sono un personaggio un po' poliedrico, faccio 10.000 cose. A me piace ricordare che ho avuto questa esperienza satirica, ironica con lo Zoo di 105, che da un po' Sì. di tempo è finita, però per l'amor del cielo è un'esperienza che mi ha portato a farmi conoscere in tutta Italia, anche di più, perché è Era il durata 2000, 4 anni. 2004, no? Franco, 2004 mi sembra. Dal 2000, sì, dal 2004 per 3 o 4 anni rompevo le scatole a tutti con questo personaggio satirico, ironico, per far ridere un po' gli italiani. Poi vabbè, parliamoci chiaro, insomma io faccio il DJ, l'animatore, sono giornalista, ho queste mie doti sensitive, come dicono tanti, indovino le cose, sono opinionista sportivo, mi piace tantissime cose a me che riguarda il mondo dello spettacolo. Poi ora sto narrando una storia, quindi racconto anche, insomma faccio 10.000 cose, parliamoci chiaro, tutto quello che rappresenta un po' il mondo dello spettacolo, tra virgolette, più che altro della radio, del mondo live e quant'altro. Certo. Volevo dirti una cosina, parliamo anche di cose serie stasera, sì, perché insomma Sì, l'argomento ci guarda, sono. Oh, guardi Franco, ti do carta bianca, fa un po' te. No, io volevo dirvi subito una cosina, no? Ora, a parte il fatto del personaggio, quello, quell'altro, però mi piacerebbe questa sera dire una cosa che io sto dicendo un po' da diversi anni e quando ho occasione cerco di ridirla e di ridirla per cercare soprattutto non di farmi pubblicità o per fare facili slogan, ma per cercare in qualche maniera di sensibilizzare ed aiutare la gente. È una cosa che io non sento mai dire da nessuno, a me dispiace, perché vedete, quello che sta accadendo è un po', diciamo, davanti agli occhi di tutti, no? Un mondo, un'Italia che è in declino, che ha tanti problemi, e la delinquenza, i furti, il terrorismo, i valori che se ne stanno andando. Insomma, c'è una marea di cose che a me poi dispiace anche ricordarle perché io essenzialmente sono una persona ottimista, positiva, cristiana tra l'altro, quindi non mi piace tanto di parlare delle cose brutte. Però tutte queste chiacchiere che poi si sente anche i servizi giornalistici su quello che accade, giornate intere di riflessioni, di reality macabri e quant'altro, ci fosse mai nessuno, un giornalista, una persona che si chiedesse e dicesse, ma in fondo, come mai accadono tutti questi drammatici fatti? È vero che c'è il terrorismo, è vero che succedono tante cose ed è sempre l'uomo, insomma, che c'è di mezzo, da che mondo è mondo, Mia Martini lo diceva, no?
Lei lo diceva per amore, ma poi insomma potrebbe essere uno slogan universale. Gli uomini non cambiano, e qui non si può discutere questo discorso. Da che mondo è mondo, l'uomo è abituato a fare delle cazzate, scusate se dico la parolaccia, ma sta il toscano lo dice, è abituato a fare delle cose brutte, e quindi i problemi ce li creiamo noi. Però poi mai ci fosse nessuno che dicesse: ma tutti questi problemi essenzialmente da che cosa sono dovuti? E io pongo questa domanda nell'etere e la risposta mi viene spontanea. Ecco, da noi che stessi. Idea ti sei fatto? Che idea ti sei fatto? Da noi stessi. Allora, io ho una legge di vita che non è la mia, non l'ha inventata Franco. Lo si può vedere nei libri sacri della Bibbia, del Vangelo, lo si può vedere nella natura, quindi anche chi non è cristiano ci deve credere a questo slogan, a questo modo di dire importantissimo, a questa filosofia di vita, ovvero ciò che si semina si raccoglie. Causa ed effetto. Ma sì. Qui non c'è bisogno che lo dice Franco, ci sono 10.000 prove di quello che sto dicendo, perché se voi andate nella storia, leggete tante cose del passato, vi accorgerete che tutto quello che poi è accaduto di brutto è stato cancellato, e talvolta, molto spesso, quelli che hanno fatto delle cose brutte hanno pagato. Quindi la legge della semina raccolta dovrebbe far paura, tra virgolette, a tutti, perché prima di fare un'azione negativa, ora vi faccio l'esempio, no? Sembrerà stupido, no? Ma il terrorista che ti butta la bomba, che ti fa un attentato, va bene? È un masochista, perché tanto prima o poi gli si ripiegherà quello che fa, e magari gli si ripiega anche in una maniera più terribile di quello che ha fatto. Ma poi basta che guardate la storia, i grandi dittatori, le grandi guerre, Hitler, Mussolini, gente che aveva del potere incredibile, i romani, quindi si va ancora più indietro. Cosa è accaduto alla fine? Tutto sgretolato. Ma voi pensate ai romani, che impero che avevano, conquistavano quasi tutto il mondo, avevano un potere incredibile. Ma chi se lo sarebbe mai aspettato che fossero scomparsi? Adesso, se parliamo dei romani, avete visto? Addirittura sono diventati ironici, si vestono da romani per far contenti i turisti a Roma. Pensate col potere che avevano i romani. Allora, che voglio dire io? Che tutto quello che è cattivo, che è negativo, che è malefico, si sgretola. Quindi non c'è niente da fare, bisogna pensare a fare delle azioni buone, delle belle cose, bisogna seminare sempre delle belle cose. E se non ci arriviamo, perché purtroppo ora c'è tanta confusione, se non ci arriviamo, se non riusciamo a distinguere che cos'è bene e cos'è male, scusate se ve lo dico, è l'unica cosa che vi posso dire da cristiano: andate a rileggere i 10 comandamenti, andate a riprendere il Vangelo, riavvicinatevi a Dio, così vedete le vie e le capite meglio qual è il bene e qual è il male. Quindi, ecco, premesso questo, sì. Allora, poi un altro particolare, poi mazzitto, un altro particolare della legge della semina raccolta: non ci sono solamente esempi pratici e materiali attraverso quello che fa l'uomo, il male, il bene e compagnia. No, ci sono anche gli effetti atmosferici, la natura. Perché se voi prendete la Bibbia, qualsiasi altro libro, vi accorgerete che nella storia la natura, quando è stata tocchicciata, quando è stata rovinata, si è sempre ribellata, ha sempre fatto dei casini. Quindi, voglio dire, non ci meravigliamo quando vengano le catastrofi, quando vengano gli tsunami, come li chiamano, oppure queste bombe d'acqua. Sono tutti fenomeni di causa ed effetto. Tutto quello che abbiamo seminato, raccogliamo. Ah, su questo sì, non fa una piega. Ma volevo farti una domanda, perché abbiamo ancora circa perché il tempo vola, abbiamo ancora circa un 7-8 minuti a disposizione. E basta, è già finito. e vola proprio. No, ma io spero di riaverti anche tra un mondo. Certo. Ora magari possiamo organizzare con più tempo, anche un'ora, certo. 60 minuti. Dimmi, ecco. Tutto, Massimo, allora, che visto che abbiamo poco tempo, io cercherò di andare più veloce possibile. Vai. Sì, ma già sento che vai come un rapido 7 bello, no? Ti ricordi? Come un rapido, perché voglio dire più cose possibili in pochi minuti. Vai, dimmi tutto. Certo. Quelli che passavano nelle nostre zone, no? Ti ricordi? Famosi nella Firenze Roma. Ascoltami una cosa, tu hai detto che tutte le cose, giustamente, ed è così quasi sempre, che poi si sgretolano, hanno un come dire il suo massimo, il suo picco massimo, e poi vanno in declino. Però c'è una cosa che noi non riusciamo a capire, no? Perché normalmente è così, sono d'accordo al 100%, però c'è qualcosa che non riesco a capire, mi sfugge. Cioè, noi trattiamo anche l'antimafia, come hai visto nelle trasmissioni che ti mandiamo a RBC, Grosseto. Ma come mai, cosa nostra, questo cancro maledetto non casca mai?
Ma guarda, ascolta, no, sta buono. Ma è la mafia, se vogliamo parlare di mafia, parliamoci chiaro, è in declino anche la mafia. Ora, per l'amor del cielo, non è stata sconfitta, però è in declino. Dai tempi degli anni 80, anni 90, quando, se vi ricordate bene, facevano strage sopra strage di qua e di là, insomma, mi sembra che anche loro si sono un pochino ridimensionati, ma attenzione. C'è una minaccia molto seria, ad esempio al magistrato di Palermo, che attualmente è un po', diciamo, quello che ha preso il posto di Paolo Borsellino, che è Nino Di Matteo, che insomma è scortato. Si è parlato anche che è arrivato il tritolo per fargli Massimo, io non lo metto in dubbio questa cosa, ma bisogna pensare che tante volte per estirpare il male non è che ci vuole un anno, 2 anni, 10 anni, tante volte ci vogliono decenni. Pensate a quanto sono andati avanti le varie dittature per anni e anni, sottomessi a dei dittatori tiranni. Quindi voglio dire, in tutto c'è il proprio tempo, bisogna sapere aspettare. Ci sono delle persone che, diciamo, percepiscono meglio dei segnali che possono arrivare, e quando arrivano nel bene e nel male, cioè voglio dire, bisogna anche un po' pazientare, lo so, la vita è breve, succedono tanti avvenimenti, si vorrebbe risolvere tutti i problemi subito, ma non è facile. Io penso comunque, in alcuni settori, diciamo così, di problematiche abbiamo già fatto tanto, bisogna ancora migliorare, perché magari si risolve un problema e ne viene fuori un altro. Ora, per esempio, va di moda, tra virgolette, va di moda deteriorare o cambiare questa natura. Ecco, anche questo mi lascia un po' perplesso. È pericolosa questa cosa, perché quando si va a toccare la natura e si becca sempre delle mazzate, è proprio dalla natura spesso. Quindi ora voglio dire una cosa, sono tante le problematiche, l'uomo si deve mettere in testa. Scusa, faccio un link, no? La Maremma Toscana ne sa qualcosa di allagamenti negli ultimi anni. Ma guarda, io perché parlo così? Perché proprio in prima pelle noi stiamo subendo purtroppo questa legge della semina e raccolta, perché la mia zona, la mia terra, ma anche tutta la regione, fino a pochi anni fa era un paradiso terrestre, soprattutto la zona della Maremma e del Grossetano. Ma qui le forze dell'ordine giravano le mani dalla mattina alla sera negli anni 70-80, perché, o anche 90, non accadeva nulla, non c'erano reati e niente. E allora io, siccome mi piace molto parlare perché ho delle prove in mano, vi dico alcuni numeri. In un anno nel Grossetano circa 1500 reati, dei quali moltissimi furti di persone che non si fanno scrupoli ed entrano nelle case per andare a rubare. Questa è una cosa. In un anno quasi 2000 negozi e attività chiuse, fiumi che sono andati. Ora, ragazzi, parliamoci chiaro, quando ci sono le alluvioni ci sono sempre delle colpe, cioè non si può mica pensare sempre la natura, ha piovuto tanto, questi sono alibi, perché poi c'è sempre alla base l'uomo che ha sbagliato a fare qualcosa, non ha pulito canali, non ha fatto come doveva fare la manutenzione dei fiumi e quant'altro. Quindi in Maremma negli ultimi tempi è successo di tutto e di più, e naturalmente io credo ciecamente che questo è tutto frutto di quello che abbiamo seminato anche qui dalle nostre parti, purtroppo. La situazione è questa. Anche la Toscana, che era una bellissima regione, ha un sacco di problemi, che parliamoci chiaro, anche questa immigrazione non controllata, qui non è questione di razzismo o quant'altro, qui è questione ancora una volta di natura. Provate voi a prendere una gabbia e mettere dentro 10, 15, 20 uccellini, alla fine non ci stanno perché la gabbia è troppo piccola. Allora questa gabbia troppo piccola è l'Italia, non ci c'entra, non ci si può stare troppi, e quindi succede il casino, come gli uccellini si picchiano e si ammazzano, e vogliamo questo? Quindi anche questo è un problema. L'immigrazione dovrebbe essere controllata, anche qui in Toscana è tutto un casino, parliamoci chiaro, non si riesce più a muoversi, la sera non si può uscire. Ora, non è questione di razzismo. Io credo che se si applicassero le leggi, o che comunque si creassero delle leggi, ma certo, potrebbe
creare un po' di, come dire, un po' di ordine, ecco. Quindi i delinquenti vanno messi al fresco, diciamo così, e la gente invece comune, diciamo civile, anche se straniera, può condurre la propria vita in armonia con noi. Cioè, voglio dire, Giustamente Massimo, ecco, ma giustamente perché, Massimo, perché non si fanno? se te tieni la tua casa disordinata, disordinata con tutti i soprammobili messi male, la scopa per terra di qua di là, non ci vivi, è tutto un casino. E questo è quello che sta succedendo in Italia. L'Italia è disordinata. Sì. Vabbè, sì, abbiamo visto che praticamente in tutti questi anni fra destra e sinistra il risultato è stato nefasto, parliamoci chiaro. Mi meraviglio perché la gente, ad esempio, ti va a votare ancora i stessi di prima, come ad esempio qui al Allora, nord. io premetto una cosa, questa ormai è una mia bandiera che io sbandiero da decenni. Io mi vanto di essere apolitico, né di destra, né di sinistra, né di centro, ma perché sto bene così e perché sinceramente, ve lo dico sinceramente, guarda, ero anche a colloquio stamattina con un politico e gliel'ho detto nel muso, ed era anche un politico importante. Purtroppo questa politica e questa politica che vige da decenni, ormai non da 2 anni, ma non mi dà più fiducia, non mi dà più fiducia. Allora, ovviamente, come dici te, la gente è anche confusa. Parliamoci chiaro, o prendano i voti da quelli, ora io mi dispiace di una parolaccia, ma va usata, da quelli che gli leccano il culo da ruffiani, che ce ne sono tanti, che magari perché hanno una promessa da un politico, allora gli danno il voto, poi gliele fanno avere altri 10, altri 15, allora sì, allora quello lì è lo zoccolo duro della politica che resisterà per sempre. Bella roba hanno costruito. E i cittadini normali, quelli sani, quelli per benino, se ne infischiano della politica, perché non ne possono più. Perché non si può accendere la televisione e vedere che quello è stato corrotto, che quello è stato in galera. No, perché la politica dovrebbe dare un esempio perfetto, trasparente, chiaro e puro. Cosa che purtroppo da un pri anni, come ho detto io, non succede più. E quindi anche questo è un grosso problema. Perché se noi non abbiamo dei governatori, della gente che ci governa, affidabile, siamo un paese allo sbando, parliamoci chiaro. Poi i problemi sono multipli, però voglio dire, essenzialmente, come ho detto e ripeto, l'Italia in questo momento è un po' disordinata e nel disordine si vive male, eh? Non ci sono prospettive, non c'è futuro. Ecco perché siamo al 40% della disoccupazione giovanile, perché rispecchia questa Italia qui che è un po' disordinata e che non ha prospettive. Ecco, io dico sempre una cosa, e questo lo dico veramente con forza. Noi, io parlo in generale del mondo, dell'Italia in modo particolare, abbiamo progredito in una cosa sola, la tecnologia. Ecco, nella tecnologia abbiamo fatto passi da leone di qua e di là. Ma io dico, scusate, ve lo dico in toscano, ma che cazzo me ne faccio io di un telefonino di ultima generazione o di 3-4 computer bellissimi o di Facebook o di Twitter o della maremma maiala, scusate se ve lo dico. Se poi va tutto male, mi entrano a casa i ladri, mi danno un colpo in testa, oppure non c'è più valori, oppure la famiglia si sfascia, oppure c'è 1.500.000 aborti all'anno, cioè, voglio dire, ma stiamo scherzando? Sì, no, Ci siamo chiaro. venduti l'anima alla tecnologia per poi perdere tutto il resto. Quindi, secondo me, io la dico così, bisognerebbe ritornare indietro, bisognerebbe ritornare in quei meravigliosi anni 60, 70, dove avevamo tanti valori, dove avevamo veramente un po' di giudizio, un po' di buon senso, e tenerci questa tecnologia, visto che ci piace tanto. Sì. Ecco, guarda Franco, un'ultima cosa perché siamo già fuori tempo, ma Certo. rubo un minuto alla regia. Dunque, volevo che tu spiegassi Radio Barbanella City, ecco, noi la possiamo è dunque una radio terrestre, ecco, che raggio di copertura ha, da dove possiamo iniziare ad ascoltarla? Oh, ora hai detto questo nome, così finalmente ci siamo fatti due risate dopo tutte le cose serie che ho detto io. Radio Barbanella City, quanto fa ridere questo nome tutte le volte che lo dico, però è un No, ma nome io storico, guarda, eh? ringrazio te, voi, il vostro staff, che siete riusciti a resistere con questi carri armati 38 anni, 38 e anni, e pensa che
Sono venuti giù tutti quei cosiddetti, io li chiamo così, sapientoni di Milano che hanno voluto fare la Allora, loro. un altro po' di statistiche che a me piacciono tanto, però non lo dico in maniera cattiva, lo dico un po', diciamo, per la storia, per fare la storia. Sì. 28 radio chiuse in Maremma e 7-8 televisioni chiuse. Ha resistito solo una televisione e Radio Barbanella City. Mi ridevano nel 78 quando siamo nati, 78, 79, 80, mi ridevano per questo nome e mi ridano ancora. E io sono fiero che ridano su questo nome perché facciamo un po' ridere, un po' divertire la gente. È una bella radio, è una radio che si ascolta in streaming, è una radio che si ascolta qui in Maremma, piace. È una radio che, come tutte le radio, purtroppo ha i suoi problemi, perché è un momento un po' di crisi per tutti, e la pubblicità è in calo e quant'altro, per l'amor del cielo, i problemi ci sono tanti. Però noi reggiamo, noi abbiamo un traguardo di arrivare a 40 anni. Poi, quando saremo a 40 anni, ne riparleremo. Perfetto, beh, intanto guarda, in conclusione vi faccio i complimenti perché siete riusciti a resistere e soprattutto a mantenere la vostra identità, una programmazione che è sempre stata quella molto ricca Certo. di ottima musica, devo dire anche soprattutto quello, sento anche delle belle colonne musicali, e alla faccia di tutti questi sapientoni di Milano, con i loro network, no? Che credevano di far cambiare tutti i palinsesti perché lo scopo era quello di far abbassare il grado culturale della gente qua in Italia. Cioè, questo è il discorso. Mentre voi avete Ma continuato Massimo, ma ti voglio dire una cosa meravigliosa, guarda, ti voglio dire, perché per l'amor del cielo hai toccato un tasto che per noi Radio Libre è anche abbastanza drammatico, ovvero quello delle radio grosse, dei network e nazionali e quant'altro. Ma qui sono a prese tutte le Grosseto, frequenze. Negli anni certo, 80 c'è, ma hanno questa, fatto una bassa di tutto, no? ma Per c'è, ma portare questa, il loro, ecco, guarda, in breve perché mi dicono dalla regia che siamo veramente sì. fuori tempo. No, ma Prego. questa è una vecchia storia che tutti i radiofonici la sanno a memoria. Dalla legge Mammì del 90 in poi, tutta una strage di radio locali, alla fine poi era come avevo detto io, perché io nel 90 dissi, feci una previsione, dissi: vedrete che tutta questa storia della legge e quant'altro non è altro che un tranello per noi radio locali, che poi perderemo tutte le frequenze e tutte se le prenderanno i network. Infatti è andata così. Alla fine è andata così. Però qua a Grosseto vi posso dire una cosa: i network hanno 3, 4 frequenze, pensano chissà che. Noi ci siamo un'unica frequenza, la più bella, che è 99, si sente meglio di tutti e ci abbiamo un sacco di ascoltatori. Quindi è inutile che si pensi che con i soldi si fa tutto. Non è sempre così. È una radio storica, la nostra è ascoltata, abbiamo una frequenza sola e poi si sente in streaming. I network facciano come gli pare, sparino 10.000, 15.000 watt, ma tanto la situazione sarà sempre così. Se la gente si innamora di una radio, non la perde più. Allora, senti, facciamo così, detta fra noi qui, no? Tanto poi non ci sente nessuno, così in bellezza. Chiudiamo in bellezza la trasmissione. Dunque, forza Scetona e forza Miata, giusto? Hai capito il messaggio? Come hai detto, scusa? Ho Forza? detto forza Cetona e forza Monte Amiata, che da là in alto con poco si fa parecchia strada. Non so se mi spiego, le conosco bene Ah, zone. beh, sì, no, il Monte Amiata sicuramente, anche quell'altro monte che tu hai detto, l'Amiata lo conosco un po' meglio perché è vicino qui a me. Ecco, poi ci tengo a dire, insomma, ci tengo a dire, ora a parte RBC, che è la mia radio del cuore, l'ho fondata io, sono responsabile e quant'altro. Poi io ho una trasmissione che va anche su 50 radio italiane, da nord a sud, tutte locali, perché secondo me la radio locale, anche se poverina, patisce tanto, soffre, però è sempre l'espressione della libertà, del nostro linguaggio, del territorio, della nostra location. Quindi Certo. andrebbe amata e andrebbe coccolata, come ho detto all'inizio. Esatto, e così ecco, ritorniamo in testa alla trasmissione, così abbiamo proprio completato bene il ragionamento. Io ti ringrazio molto, Franco Sensation a Radio Sirius, grazie per il tuo intervento e spero di riaverti molto presto per un altro speciale, Ma magari io con più Massimo, me tempo. l'hai detto e me lo ripeti, io te lo ripeto, quando volete io intervengo per parlare di quello che volete, magari vi racconterò anche qualche fenomeno paranormale, qualche segnale, oppure parleremo anche di musica, perché io amo anche la musica, Io ve lo dico sinceramente, per me la musica è il mio sangue. Quindi voglio dire, molto ben volentieri potrò tornare da voi, fare due chiacchiere e parlare magari anche di come affrontare tutti questi problemi che purtroppo ci sono. Certo, grazie ancora e in bocca al lupo, buon lavoro con Radio con RBC Grosseto, Radio Barbanella City, FM 99 per tutta la Maremma, la Toscana, la zona dell'Amiata. Grazie ancora a Franco, buon lavoro.
Ciao a te Massimo, in streaming da tutte le parti, su Facebook ci potete sentire, non c'è problemi. Grazie Massimo, grazie alla regia, grazie a tutte le radio e televisioni. Vi voglio bene e non mollate, mi raccomando, fino all'ultimo. Ciao, ciao. No, anzi, collaboreremo anche magari con qualche scambio di programmazione, questo farebbe piacere. Molto ecco. Volentieri, anzi Massimo, guarda, un secondo solo per farti i complimenti, perché te sei uno un po' come me, diciamo senza peli nella lingua, e coraggioso, e mi piaci molto per questo aspetto, quindi ti dico complimenti anche per quello che stai facendo te, per questa trasmissione libera, indipendente, come d'altra parte insomma sarebbe bene fare tutti in Italia, ecco, sarebbe bene che tanti si levassero un po' la casacca politica ogni tanto e fossero finalmente liberi dentro nell'anima, nel cuore e nella parola. Quindi io ti faccio tanti complimenti a te per la tua trasmissione, che io apprezzo molto. Grazie, allora io, per me è un onore poter andare in onda anche in Toscana, appunto perché sono le mie zone, diciamo, ecco, io sono certo. Toscano. Grazie, siamo veramente oltre il tempo, io ti ringrazio ancora. Linea ciao dunque, a tutti. Ciao Franco. Ciao Franco. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao ciao. E linea dunque, ecco, stacchiamo il collegamento con l'emittente di Grosseto, Franco Sensation, qui a Radio Science. Linea dunque alla regia centrale a Rosario, grazie per averci seguito, e rimanete sintonizzati perché i programmi andranno avanti, giusto Rosario? Sì, fra pochi minuti inizierà Don Chisciotte e Mulini a Vento, la trasmissione live di Alfredo Story. Benissimo, tutti sintonizzati, buona continuazione. Bene cari amici, ed eccoci qui con la rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è presa dal fattoquotidiano.it.